L'opera di Santa Maria del Fiore ha avviato il restauro di due importanti affreschi rinascimentali realizzati da Paolo Uccello e Andrea del Castagno. Si tratta dei condottieri del XIV secolo Giovanni Acuto e Niccolò Tolentino, che si trovano nel Duomo di Firenze, un lavoro di ripulitura che impedirà l'aggravarsi dei danni e interventi futuri più invasivi e costosi. Questo intervento è reso necessario dal fatto che negli ultimi 20 anni, e quindi da quando è stato effettuato l'intervento di restauro precedente, si sono depositati sulla superficie dei due affreschi particellato atmosferico e quindi smog e polveri. Con il suo esercito, chiamato la Compagnia Bianca, composto da 2000 arcieri gallesi dotati di enormi archi, alti quasi 2 metri, l'inglese John Oakwood, soprannominato a Firenze Giovanni Acuto, fu un leggendario condottiero e capitano di ventura a servizio di vari stati e infine della Repubblica Fiorentina. Niccolò da Tolentino, dopo aver combattuto per i Malatesta, passò al servizio dei fiorentini e per le sue gesta fu nominato capitano generale di Firenze. Entrambi i monumenti si trovano nella parete della navata sinistra della cattedrale, dove li vediamo oggi a un'altezza inferiore a quella originale. Di dimensioni quasi uguali, circa 1 metro di altezza per 0,5 metro di larghezza, sono apparentemente simili, ma in realtà profondamente diversi. Dei due monumenti, solo quello dell'Acuto è firmato ed è la prima volta che Paolo Uccello firma una sua opera in un gesto di orgogliosa rivendicazione.